Visto il cartello, no, andiamo a vedere il fantasma di Guido Angeli. Vieni, vieni, vieni. Guarda, è quello di Aiazzone, non ti ricordi? Vieni, vieni, vieni. Provare per credere. No, dove stiamo andando? All'Agucello! All'ospedale psichiatrico infantile. E sti capperi! Pensa a te, ma i cinni che avevano bisogno già della camicia di forza a 13 anni. Sì, perché, ma anche tuttora secondo me. Forse noi ce la dovevano mettere prima. Dovevano avere la camicia di forza a 13 anni. E l'appoggio qua, spero che non stretto. Chissà che cosa stai inquadrando. Per me si bruciano, non lo so. Per me niente, mi si brucerà col sole, esatto. Il coro. No, siamo diretti all'ospedale psichiatrico, abbiamo già detto niente. Sì, dell'Agucello, no. dove si dice che praticamente ci siano i fantasmi. Aspetta, ma facciamo prima una breve introduzione. Nel senso, perché siamo ancora qui? Cioè, perché nemmeno il diavolo dentro la villa dell'Ariosto ci ha voluto. Noi eravamo sprofondati all'inferno dopo il primo video. Sì. Allora lui si è detto: adesso vi ciuccio la vostra anima. Sì. E noi gli abbiamo detto: cacchio, il diavolo ninfomane. No, gli abbiamo detto: se la ciucci soltanto a patto che tu ci fai un coperchio. O se ci dai 150 euro. Come tu sai, esatto, come tu sai, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, e lui è andato in crisi depressiva. Chiaramente, è arrivato Giorgio Mastrota nel frattempo, esatto. E gli ha detto: signor demonio, gliela regalo io un set di pentole complete di coperchio in acciaio inox 18-10. E lui ha tentato di bruciarsi vivo, ma essendo il diavolo non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta. Allora Mastrota gli ha regalato una mountain bike. Ma faceva l'inferno. Questo Mastrota sta facendo la pipì. O la popò, dipende da. Oppure finì di trombare. Ma no, era al largo della strada, cioè non so se l'avete visto. La trombata l'ha ammazzata, poi l'ha scaricata lì. Sì, ma perché? Ma dove? Ma perché? Cosa ci faceva Mastrota all'inferno? Esatto, era andato anche lui a Villa Ariosto. Sì, era andato anche lui a Villa Ariosto, Giorgio, e voleva vendere un set per tagliare l'erba a Villa Ariosto. Ah, ok, poi però non l'hanno preso. No, non l'hanno preso perché hanno detto che a loro piacciono così, ogni tanto danno una sfiammata e puliscono tutto. E quindi praticamente adesso, se avrete la fortuna, la sfortuna, cioè di andare a Villa Ariosto, il diavolo non respira più, ma ansima dall'ansia di aver visto noi. Esatto. Sì. E la bimba non piange più, ma ride dopo la mia caduta. Come non ci stiamo. Esatto. E oltretutto hanno detto che c'è anche un terzo personaggio, sì, che soffre di aerofagia e emetoriasmo. Esatto. E quindi adesso stiamo facendo la nostra seconda tappa da bravi investigatori dell'occulto. O del culto. O del cul, del cul. Ma del cul no! Ma non si dice. E stiamo andando a sfatare, a catturare i fantasmi bambini che infestano l'ex ospedale psichiatrico. O i bambini fantasmi che infestano l'ospedale. Io ve lo dico. Esatto. Se vedo la giostrina realmente girare, mi striscio nelle mutande. A me sta girando qualcos'altro, perché tenere sta fotocamera in mano mi sta venendo il cranio. Se tu hai. Poi guarda, è pieno di polvere l'obiettivo, sì, saremmo. Fai schifo, cioè come no! Ma poi ci metto qualche effetto transitorio. Cioè? Non lo so, la grana da film vecchio, il virato, sì, seppia. Il virato seppia. Vediamo a chi sta lasciando le sue ultime volontà, Carlo. No.
Non si può dire. Si è messo il cellulare in mezzo alle gambe. Vabbè, tengo lì. Vietata perché... ai minori. Sì, no. E facendo un po' i seri, adesso raccontiamo un po' di storia di Agnello. Allora. Te lo lascio a te, dato che io sono la guida. Ok, mentre Carlo guida. E poi un po' il pilota, sgomma, oh, così, vedete? Fantastica questa guida. C'è anche il camion della Bartolini che è andato fuori strada per la paura. No, infatti, però è rosso. Beh, certo, perché ciao. se sono camminato. Li vedo tutti così. Vedo la gente rossa. Sì, ci vedi la gente scema. No, per cui salutiamo. Allora, Bruce Willis. Sesto senso. Ho fatto una citazione filmica. Allora, storia dell'ospedale psichiatrico di Agnello. Era un ospedale. E questo forse l'hanno capito. C'erano dei matti. Esatto, dei bambini matti. Però cosa succede? Che ci sono anche delle suore in questo ospedale. Che si danno... Ma no! Le suore che erano cattive coi bimbi. Sì. E li maltrattavano. Ma sapevo che erano i medici, non le suore. Io ho letto i medici. Ah sì? Vabbè. Che fonte hai preso? Io non me lo ricordo. Non so, non vabbè, comunque i medici e le suore. E le suore. Facevano i medici e suore a... un intervallo tra un'orge e l'altra, ma se mettiamo i bimbi. I bambini, esatto. Senti il gioco del dito nel buco. E cosa successe? Che una sera, sembra che del 1900, degli anni 70, adesso 1970 ma non so di preciso quando, e abbandonarono tutti i bimbi e scapparono via e poi diedero fuoco a tutta la struttura. E beh, arrivò Hellboy. Esatto. Ah sì? Che gli disse, come cazzo faccio a farmi il bidet con sta mano? Vabbè, comunque, al di là di questa disquisizione interessantissima... Ma che rompe il bidet tutte le volte, in quel modo di fetire. Penso però è contenta la sua amorosa quando fa certi lavori. Che cicciolina. Infatti mi ha detto, posso cambiare o usare l'altra mano? E lei, no, assolutamente no. Allora, vabbè. Comunque... Dicevamo. No! Allora, però la leggenda vuole che ci sia anche un'altra leggenda. La leggenda della leggenda. La leggenda della leggenda. Nel senso che non è detto che sia stato un incendio, c'è un'altra leggenda che cita testualmente, non è vero, però dice che c'era un bambino sì. Che sconvolto da tutti i maltrattamenti che gli avevano propinato, un certo Filippo Erni. Sì, Filippo Ernia. Gli è girato il boccino, gli è andato giù di testa, ha fatto secchi la metà dei bambini e poi l'hanno punito, l'hanno chiuso all'ultimo piano e lui si è cacciato giù dalla finestra. Ora io mi chiedo, cioè, un ammazzo dei bambini non è più chi ha la polizia, che quando lo chiudi dall'ultimo piano. Ma sono anni 70, c'erano gli anni di piombo, la polizia era impegnata. Esatto, Elvis Presley era ormai in declino. Era in declino, Bobby Solo aveva la banana ancora e una tonica, lacrima sul viso. Una lacrima sul miso. Sul miso. Perché Bobby Solo era sul Miso. Capite perché il diavolo ci ha cacciato fuori dai marmoni? Era il tipico fiume, il Miso, no? Esatto. Era un fiume dove abitava Bobby Solo. Esatto. Nella città di Lacrima. Aveva una lacrima. Giustamente, Miso era frazione. Frazione. Allora, questo Filippo Erni si dice... che giri ancora, che corra ancora per i corridoi distrutti dell'ospedale psichiatrico. Quindi se voi vedete un bambino biondo dallo sguardo arcigno, cioè dalla faccia di cigno. Arcigno? Esatto. Sì. Vi... Cioè, come cacchio è un bambino con la faccia di cigno? Non so, Cioè, diceva così, con la faccia arcigna, voi vi dovete spaventare. Lui corre e sì. Lui corre per sempre, in eterno, nei corridoi cioè, dello. Che cacchio è Forrest Gump? Esatto. Avevo voglia, c'ha una barba lunga, 3 chilometri. Un barbone così. Sono Forrest Gump. Sono Filippo. Filippo e Ernia. Ho dato una speranza alle persone. Anche io, ho dato anch'io. Sto dando una speranza alle persone correndo qua dentro con un deficiente. Per tutta l'eternità. Bene, quindi così, quindi va bene. Terza leggenda dell'ospedale psichiatrico di Agnello. Che è praticamente la leggenda dove dice le altre sono leggende, non c'è un cacchio qui dentro, è un palazzone vuoto. Esatto, pieno di drogati, lì, tossici. Pieno di drogati, tossici, c'è gente che si va a inchiappettare di notte. Sacerdoti di messe nere. E Daniele Bossari con Berri, che ci sono andati insieme. E... mai Daniele Bossari, dappertutto. Ma tra l'altro ho detto, cioè, stavo pensando una cosa durante il tragitto che sì. Per venire qua, che devi farlo tu Daniele Bossari, perché tu sei quello più fascinoso, più figo, no? E io devo fare, invece, essendo scrittore, devo fare Pinkett. Adesso mi manca il sigarone. Ciao, sono Daniele Bossari. La parlata milanese.
E anche io porto una sfiga nera. Infatti l'unico ciumbia dico. Adesso il braccio che mi sta dando in cancrena, non ce la faccio più. Vabbè, è quella lì la maledizione dell'aguscello. Sono le braccia. Quanto manca prima di arrivare? Non si arriva più qua. Qua siamo, in che località siamo? Vigarano Mainarda? Ma che Vigarano Mainarda? Non ci passiamo per Vigarano. Guarda il fantasma di Guido Angeli. Vieni ad Aguscello, quanti sì. Mobili troverai. Ma cos'è? C'è una giostrina che si muove da sola, ma pensa che noia. Lo so, ho finito le rime. Possiamo portarlo via, per favore? Allora. Adesso quello davanti si denuncerà per lo stato scendendo sui telefargo. Qua mi sta prendendo la fronte invece. Vedrà, sei sempre in controluce. Va bene, allora. Noi per adesso cosa facciamo? Vi salutiamo e vi diamo appuntamento più tardi, cioè fra 10 secondi. Sì, anche perché voglio tagli, noi abbiamo ancora almeno un quarto d'ora. Ma neanche 10 secondi, una frazione di secondo, c'è il cambio di scena. Lui taglia sto minchione, vi salutiamo e vi vediamo più tardi, cioè praticamente dopo. Esatto, con una ripresa in soggettiva dell'ospedale psichiatrico abbandonato di Aguscello. Scappa la cacca, posso fermarmi? Ancora! Voglio dire, però, io mi soffermerei prima di salutarvi su questo punto. Cioè? Voglio dire, allora c'è la villa dell'Ariosto, sì. C'è l'ospedale psichiatrico di Aguscello. Sì. Cioè, proprio vero che i ferraresi sono fatto mia, cioè, anche con i fantasmi non li hanno avuto loro. Ah, ho capito, sono fatti così. Perché vedere, cioè, lasciateci qualcosa anche a noi. È una cosa un po' particolare. Dai, saluta i bambini di Aguscello, vedi che fra poco li vediamo. Dai, bimbi, stiamo arrivando. Vi facciamo vedere noi. Cosa? Non dire volgarità. Vi facciamo vedere tu. Sono bambini, sì, ci arrestano per pedofilia. Ma sono bambini morti, ormai c'hanno 60 anni. Cioè, anche se vedi un fantasma, sai che cosa stanno facendo? Stanno giocando a 3-7. Stanno facendo il coso lì, con il dolce forno, con la macchina del gelato. Ah, perché secondo me c'è il dolce forno? Gli anni 70? No, forse il dolce forno c'è. Va bene. Ne pensateci anche voi e poi ci saprete dare una risposta. Se anche tu avevi il dolce forno a casa, scrivi un commento sotto questo video che ho scritto. Anche io avevo il dolce forno a casa e facevo delle porcherie assurde. Se invece anche tu avevi il piccolo chimico a casa e sei ancora vivo, scrivilo sempre sotto questo video, il commento che ho scritto. Quello che tu hai combinato col piccolo chimico. Oppure il piccolo ospedale di Aguscello in miniatura. Sì, che ti divertivi a massacrare tutti i bambini. Se invece sei un prete pedofilo, scrivilo qui sotto che ti troviamo un modo per riuscire tranquillamente. Io credo che questo video ce lo scureranno presto, però. Lo mettiamo. Va bene, allora vi salutiamo. Forse avremo qualche testimonianza raccapricciante degli abitanti della frazione di Aguscello. O forse no. O forse no, ma io spero di sì, perché ho già in mente, ho già in caldo le domande, ho già in canna un pitone da sfoderare. Cosa che sarai? In canna. Sarò contento le tue fan. Signore amiche di Fabrizio Carollo, per la cronaca, in canna un pitone da sfoderare che non la utilizza. Allora, telefonare al 331 24 24 85, ore passi, per cortesia, per prendere un appuntamento e scrivere. Richiamatemi perché anch'io voglio il pitone di... Carollo, ho dato un messaggio su WhatsApp al 331 24 20 48. Sei meglio di Mastrota. Perfetto. Alla prima che decide di provare il pitone di Carollo, mi regalo un set di pentole di Mastrota. E magari un coperchio fatto dal diavolo. O magari un coperchio fatto dal diavolo. In prima persona firmato Devil Man. Bellissimo quel cartone animato. Vabbè, stiamo divagando troppo. Ci vediamo. Stiamo dilagando. Ci vediamo ad Aguscello. Eccoci siamo nel paese di Aguscello, guardate. Il cartavo nascosto dalla vegetazione in ospitale. Sento già i pianti dei bambini. Ma dove? Ma non è vero! Ma cos'è? No, questo era un cazzo. C'è un vecchietto, fermati che gli chiedi. Ma che fermati, c'ho la macchina dietro, porca. Guardalo, c'è il minimo muore adesso. Ma dov'è la macchina dietro? Ah beh, non la vedo perché sto riprendendo da là. Idiota. Allora. Ma vogliamo parlare del navigatore di Carlo Piccino che invece di girare a destra mi dice vai a sud-est. Vabbè, ho capito, perché tu devi sapere esattamente. Punti, quattro punti cardinali. Quattro punti cardinali. Non è anche sud, nord, ovest, no. Est. No, sud-est. E poi potrebbe anche essere più preciso. Esatto. Gira 35 gradi a sud-est. Ma tu lo sapevi che... Comunque abbiamo preso per il culo i nostri spettatori, perché hanno detto che quando tornavano c'era subito il manicomio, invece siamo ancora per strada. Vabbè, ho capito, io vorrei dare il cappello, lo sanno che noi diciamo delle cagate. Beh, sì, poi se non ci sono un po' di sorprese... Sì, non è bello, il problema adesso è capire dove esatto. Sarà il... No, il problema è che non c'è nessuno, noi volevamo fare qua delle domande. Ma chi vuoi che trovare in sto paese? Andiamo a suonare qualcuno. Sì, suoniamo i campanelli e poi scappiamo. Esatto. Bello, via Vittorio De Sica.
ma perché c'è una via di vendita adesso? Non lo so. Ci vede che si è fermato qua, è andato all'ospedale. Vuoi andare a fare l'intervista al cimitero? Sì, alla tomba. No, però se ci fosse il prete non sarebbe male. Ah, il tipo lì che sta facendo un concerto. Chi viene a un concerto qua? Alla Guscelle. Alla Guscelle, bambini morti. Stasera concerto alla Guscelle. Esatto. Sti cacchi. Cioè, per me ci vengono i cani della prateria. Che bagagli. Che c'è? I muratori facciano l'intervista. No, scusa. Guardate la sagoma sullo sfondo. O lo sfondo sulla sagoma. Su quale sagoma? Dello sfondo. Ah? Cioè, se ti sfondo la sagoma. Eccolo qua. Bisogna però il famigerato ospedale psichiatrico. No, qua stavo inquadrando lo specchietto retrovisore. Guardate la camicia del bambino morto. Sì, ma guarda qui che erba c'è. Merda, ma non riusciremo mai a entrare. No, no, dai, ce la facciamo. Guarda, no, lì c'è un passaggio. Sì, e lì non c'è l'erba. Sì, devo andare a parcheggiare la macchina. Sì. Parcheggiamo la macchina da qualche parte. Diamole in affidamento. Si sta già pisciando addosso, caro. Diamole in affidamento ai bambini morti. Dai, che sono già eccitato. Hai pulito l'obiettivo? Sì, ho pulito un po' l'obiettivo da tutti i cani che allora, c'erano. Mi ha fatto parcheggiare la macchina a 6 km di distanza per andare a vedere un cacchio di palazzo là tutto dirocato. Si affoga, è la maledizione. I bambini lo stanno già 40 aggredendo. 40 km potevo essere a casa a giocare ad Assassin's Creed. No? Ad Assassin's Creed? Sì. Non ti facevo invece cosa sono? Invece no, dove sono? Dove sono? Invece cosa sono? È bellissimo. Cosa sono? Un pirla perché ti do retta. Dove sono? Ad Aguscello. C'è nessuno, guarda. Guardate che bel panorama. Per guardate forte, che bella giornata. Non c'è nessuno. Ma che? È pieno di ville, c'è tutta gente ricca, capito. Guarda in là. Sì, ci sono tutte le serre. È pieno di ville, ma non c'è un'anima. Tutta gente che ha dei soldi qua. Sì. Soldi come noi, sono tutti pieni di soldi come noi. Sì. Si escono dal culo. Come? Non lo so. Scusa. Ma devo mettere un beep, dici, per ogni parolaccia che diciamo. Tic! È uscita la carta di credito. Esatto. Benissimo. Allora. Sì, magari mi escono dal culo, sì, io lo metterei. Mi è arrivata, o era una goccia non so di che cosa. Forse ti ho sputato io. Esatto, probabilmente. Più probabile che ti abbia sputato io. Guardate che splendido viale alberato, c'è bellissimo. Da non crederci che macchina tra un po' c'è. Macchina 62 km, ovviamente. Perché era 3 minuti per Carollo. Ma non potevamo parcheggiare lì, ci ma inculavano. Ma Cocchi? Non lo conosco. Neanche io. So che sì. Guardate, ecco, vedete la sagoma minacciosa che bella, si staglia all'orizzonte. Sì. Cioè, praticamente ci sono 6 metri d'erba. Cioè. Poi fumiamo un po' qualcosa e ci facciamo stare sì. Così. Cioè, vedete il mais che c'è lì? Ma tu dici che ci saranno anche dei barboni? Dei serpenti. Dei drogati. No, dei topi. Serpenti, non ci avevo pensato. Cioè, hai paura dei serpenti? Sì. E io ho dei topi. No, non è vero. No, io ho paura delle cavallette, no, speriamo che non ci siano le cavallette. Cioè, cavallette. Ma di quelle grosse. Poi che cosa ci saranno? Muffloni. Cinghiali incazzati. Cioè. Contadini ferraresi che si veste. Io maiau! Bella spiazza larga, quindi io. Qui a Ciataluca te ne sigo del sole spacche marone. Vabbè. Finisce là in fondo alla strada. Comunque prima non è venuto. Perché non stavo registrando. E hanno detto che hanno trovato nelle campagne guscellesi sì. Anche una macchina per l'elettroshock sì. Abbandonata lì. Quindi sì. Immaginatevi il tipo di torture che potevano fare ai bambini. Credo che tu, Carla, è molto interessato all'argomento, sì. No, vedete? No, in realtà. Sì? No, perché così lo posso dire. Illuminaci. Ti illumino di mensa. Esatto. Ero d'accordo con quel coglione di Davide sì. Che sarebbe venuto qua di nascosto, gli ho mandato un messaggio quando siamo partiti sì. Per riuscire a far paura a Fabrizio uh-huh. E adesso mi ha scritto che dopo una settimana, 10 giorni che gli rompi i maroni sì. Mi ha scritto, ah, mi sa che non ce la faccio, idiota. Davide Manservisi, idiota. Pure il fantasma da Tobuca. Cioè. Cioè veniamo. Non servi a un cazzo. Veniamo. Cioè sei quasi più inutile che Gabriele Monari. Ci ha dato buca sia il fantasma che Igor. Poi doveva esserci anche Igor.
Anche Igor chiaramente ci ha dato bocca. Ma no, ma vedrai che adesso noi ci rifaremo, perché qua sai quante presenze che ci sono. Le sento, le palpo. Senti, si sente già. Certo. Nell'aria una cosa macabra. Un odore di putrido. Un odore di putrido. E aver fatto le scoregine. Io penso che scopriremo tutti gli scheletri dei bambini oggi. Sì. Sei convinto? Vedi, avevi detto 10 anni, arrivare qua ci abbiamo messo 3 minuti. Pensa che culo. Ecco. Adesso possiamo entrare con tutta calma. Con calma tutta? È una tua amica. Erba tutta calma. Per me. No, perché non mi piacciono quelle calme. Io voglio quelle scatenate. Io direi di fare prima il giro in esterno. Facciamo il giro di qua, vediamo. Di perlustrazione? Vediamo dove c'è un altro ingresso per non entrare proprio dalla strada principale, sai com'è. Ah, ma se entrano tutti da lì? Eh? Se entrano tutti da lì? Ho capito, ma non è che è un parco giochi. Sembra un parco a tema praticamente. Vieni anche tu a Villa Augusciello a fare il parco a tema. Ma no, ma lì a me non si entra. Magari vedi, c'è un ingresso da dietro. Ma no, ho visto un filmato stamattina dove c'era un ingresso da dietro. Ah. Col cancello aperto. Perché dobbiamo entrare sempre da dietro, no? Perché. Non fare. Non mi piace entrare da dietro. Cioè basta che non ci entrino da dietro. Dai, allora qua come cazzo però. Oddio. Beh, sì, come un supereroe. Ma c'ha la reflex. E quindi? E quindi sei siamo un supereroe con la reflex. Esatto, e quindi stiamo passando da dietro. Shhh, parliamo piano che qua ci sono occhi ovunque. E ora parliamo piano che ci sono occhi ovunque. Bellissimo. Anche le cicale. Come potete notare c'è una vegetazione che... Sì, ma appunto non riusciremo mai a passare di qua. Eh? Non riusciremo mai a passare... Ecco. Oh, non l'ho ripresa, porca miseria. C'era un buco. Anche le cicale sono stregate, vabbè, sentite. Dando un'occhiata, intanto diamo un occhio. Guardate Tommy, che si vede. Tommy l'ha pur fatto. Ha pur fatto questo dono. Ha dato un occhio. Un occhio per... Ecco, sì, che bastardo. Guardate che bello. Guardate che bello. La sontuosità. La sontuosità è una casa vecchia. Ma non è una casa. Che in piedi giusto perché uno non ci scorreggia dentro. guarda che bella farfallina. Andata via, brutta stronza. Come disse Rocco Siffredi guardando Cicciolina. La cappella. Sì. Cicciolina quando vide Rocco Siffredi. Ma secondo me non disse niente, si limitò a fare qualcosa. E la madonna. Allora, ma dai, ma non c'è niente qua. Ma un attimo. Da dove si entra? Da dietro. Hanno fregato la campana della cappella. E beh, stranamente, la statua di bronzo. Ma il bronzo mica vale. Come no? Vale? Ok. Carlo va in avant scoperta. Mi sa che si tocca entrare dall'entrata principale. C'è troppa erba qua. Prendiamola in ridere, dai, vediamola come una passeggiata romantica tra me e te. Lanciamoci il riso allora. Viva gli sposi! No, se mi si rompe la re. Viva gli sposi! Ma no! Sushi che chiede però, avevamo appena finito di dire che... Che era fresco, viva gli che era sposi! Fresco, dai! No, sono due cervelli, guarda! C'è la mia ombra che fa ombra. No, c'è la tua ombra. Guardate. Due cervelli di bambini morti. Dai, coglione! No, tre, sono tre, quattro, cinque, guarda quanti ce ne sono. Sei! Ma penso che non caschi le olde, perché secondo me cadono quelli di sempre. Siamo riusciti a penetrare nella casa abbandonata. Siamo nel cortile dell'ospedale psichiatrico. L'atmosfera è agghiacciante. Come si evince dall'espressione di Carlo. Guardate o no?
cazzo, hanno numerato l'ingresso, porca. Ma porca puttana, adesso come facciamo? No, come hanno numerato? Ma ci sarà un altro punto di ingresso? C'è un odore misto piscio che fa sparire. Dobbiamo parlare. Ah no, ma vedi che si può entrare da lì? Da dove? Da lì, dalla finestra. Sì, ma... beh certo, chi sono? Io sono sono lì. Aspetta, aspetta che voglio vedere dalle scale. Intanto gettiamo un'occhiata all'interno, nella speranza di accogliere delle preziose testimonianze di qualche fantasma che voglia farsi riprendere. Allora. Eh? Non prende il telefono, mi dice Carlo. Quindi vuol dire che saremo già tutti morti. Ma devo documentare bene, no? Documenti, una casa vecchia. Guardate, guardate. Adesso faccio una foto qua. Aspetta, eh. Aspetta, eh. Saranno altre. Ah, ma sono due strutture. Guardate. Guardate. Cosa guardi? L'aspetto inquietante di tutto quello che c'è. Guardate. Mamma mia. Truce Baldassi. Sì. In questo luogo il tempo sembra essersi fermato. In questo luogo la maledizione. Guardate le cucine. Spero che voi possiate vedere come vediamo noi. Le maledizioni qua regnano sovrane. Ma io voglio entrare. Come fai? Guarda. Porca miseria. E come hanno fatto a entrare allora? Anche i fantasmi hanno fatto. Non credo che sarà vecchio di anni sto coso qua e le scritte che ci sono. Forse c'è, sicuramente dai, ci sarà un ingresso. Guardate, guardate. La leggenda? Sì. Dice che praticamente i bimbi venivano sedicati all'ultimo piano. Esatto, e l'ultimo piano è proprio quello irraggiungibile. Sì. Addirittura si dice, guardate, un piccione fantasma. Che piccione fantasma è sto qua? Visto? Si dice che alle volte, nelle notti di luna piena, no, c'è il buon Filippo che si ricaccia giù. Quando ci vede molti spettatori dice, pronti, vado? Yuhu! Oh no. Aspetta che faccio una foto, su c'è una sboronata quella foto. Guarda, vedi, l'ultimo piano è inaccessibile perché la scala è no, dimmi. Ma d'inverno, secondo te Filippo non ha paura? Non ha freddo? Ma magari si butterà col paletò. Ah. Mio Dio. Questo sta succedendo proprio a noi. Voi direte cosa? Non sta succedendo niente in realtà. Eppure qualcosa succede. Sempre. Ecco il locale caldaie, dove i cadaveri dei bambini venivano bruciati. Vuoi affacciarti da qui? Dai, dai. Ma io non ho capito questo che cosa sarà. È la seconda struttura, c'era cioè una struttura secondaria. E cosa ci facevano? Penso che dormissero gli incendiati. Però qua non ci sono tracce di incendio. Quindi la leggenda dell'incendio è una bufala. Ma dicono che su c'è il... ci sono le ombre dei bimbi. Le ombre dei bimbi bruciati? Ma dicono, ma qua non si può entrare. Guarda, guarda che c'è la bici. No, cos'è una bici? No, una ruota. La vedete? È un ruotone. Ma se noi provassimo a entrare da qui? Cosa sai, scemo? Dai. Ma non ci pensa niente. Dai. Ma no? Perché dove vai? È tutto crollato. Anche perché la giostrina dovrebbe essere lì davanti. È lì davanti la giostrina? Ma chissà dov'è. Sei in quella distanza la cosa. Ma magari riusciamo a vederla. Aspetta che... Vi stiamo sfatando un altro a leggende. Sostanzialmente sono quattro muri, una casa di roccato.
Non è vero, Carlo si sbaglia e ne pagherà le conseguenze. I fantasmi ci sono. Ma dove ci sono? A casa loro. Hanno murato loro perché non vogliono che nessuno gli rompa più le balle. No. Sì, te lo dico io. Guarda, quest'edera non è naturale. Hai mai visto che un'edera... Affacciati a questo finale. Qui se la faccia mi striscia addosso. E prendi dopo l'imod. Te lo sei portato dietro l'imodium? No, non l'ho portato. L'imodium... Guardate. Guardate l'imponenza di questa struttura. Che speriamo che non ci caschi in testa. Proprio oggi. Scusa, guarda, anche l'edera è soprannaturale. Hai mai visto l'edera che va in alto? Per forza, non c'è. È notoriamente una pianta non rampicante, l'edera. Ma non è vero. Ma perché? L'edera va in giù. Ma non è vero, va in su anche l'edera. Poi, cioè, negli anni 70 l'hanno mollata. Questa qui sarà l'edera che ha 40 anni. Ah, l'hanno mollata negli anni 70, poi se la sono sempre tenuta? Oh. Ah, ok. Ma perché non abbiamo fatto il giro di là? Dai, io volevo della giostrina, porra! Ah. Filippo Erni? Si o Filippo Nardi? No, Filippo Nardi è quello che ne fa. Allora, mi voglio un pacchetto di sigaretta! Sì. Non è quello! Sì, è quello! Voglio un pacchetto di sigaretta per i miei amici, ok? Io sennò mi butto dalla finestra! Si butta da quella finestra? Sì? E cade direttamente su questi cuscini. Esatto. Tutti gli anni, il 31 di ottobre, ad Halloween, Filippo dà il suo spettacolo. Aspetta che ci sia della gente. Il salto della colomba. Ma che della colomba? È una faccia arcigna, il cigno, no? Il salto del cigno. Il salto del cigno. Non era il canto. Ma guardate che effetto che fa. Hai visto che effetto che fa? Cioè, guardati tu in confronto alla casa. Sei piccolissimo. Guardate Carlo in confronto alla casa, è piccolissimo. Visto? Mai visto una roba del genere? Eh sì, Carlo ha detto che c'è una macchia di sangue. Una macchia di sangue dal tavolo. Guarda, non si vede un tubo, ma... Perché? Perché è buio. Dobbiamo portarci il faretto, bisogna ricordarsi la prossima volta. Scusa, aspetta un attimo. Ah, fai luce. Cazzo, il cellulare che è luminoso, non mi dici niente. Guarda, si vede un cazzo. Non si vede niente? Non si vede una mazza. Si vede una mazza? C'è una macchia lì. C'è una macchia di sangue. Ah no, è vernice. Ma non è vero. Che vernice. Manteniamo l'anonimato. Guardate. Dai Filippo, vieni qua che ci sono degli amici che vogliono venirti a trovare. Fatti vedere. Bello che Carlo con le braccia dietro, proprio le mani dietro, sembra che sia uno di quei pensionati che sta camminando tranquillamente per un parco pubblico. Ogni niente, un clagucello qui, numero uno. Giusto, non fa niente. Ma scusa, gli inservienti dormivano qui con le sbarre alle finestre? Ora non lo so, però magari questa era la... Guardate che bello qua! Beh, ci sono sti posti da favole, te non mi dici niente. In realtà quello che state sentendo in sottofondo non è un trattore, ma è il grido rauco di qualche creatura malefica. Mm-hmm. Giusto? Mm-hmm. Riservato, vedi? Wicca! Guardate che bello qua! Sci che storie! Avete visto che storia? Ve l'avevamo promesso. Era giusto, abbiamo trovato l'angolo della giusta. Ve l'avevamo promesso e il pezzo forte ora arriva a voi. Eccola qui. La famigerata, non vedo un cazzo. Aspettiamo che Carlo faccia la foto. Secondo me manca poco prima che i bambini ci trascinino all'inferno. Dove? Guardate, questi sono i giochi dei bambini. Ma li mortacci! Aspetta. No, volevo fotografare la giostrina, porca miseria. C'era un calabrone formato famiglia. Dov'è il buco? Ah! Che storia? E il secondo? Ah, eccolo qua. Ma questa era una botola, secondo me. No.
Non c'è l'ingresso. Ma perché è tutto male? Eppure c'era della luce che filtrava. Aspetta. Da davanti sempre, ma di qua non passiamo. Occhio alle buche. Cos'è? Cioè, tu entri lì dentro? Guarda la vaschetta. Guarda. Guarda che storia. Lì dentro non entri, comunque. Aspetta, ma perché cosa c'è lì dentro? Bellissimo! Di mortacci tua. Dai, entriamo. Va dentro, come fai a entrare? Entriamo qua, e poi usciamo. Cosa c'è di qua? Non lo so. Carlo, si cade in mano. Mi sto cadendo. Sì, siamo dentro la struttura. Guardate, ma è fantastica. Guarda qua, ecco. Siamo dove nessun uomo è mai giunto prima. Siamo dentro Star Trek. Sì. Guardate. Ma guarda che storia, guarda che c'è anche la cappella. Cioè, questa è una cosa. La vita è un'illusione. Hai visto? Merda, ma è fantastico. So, ci sono. Ma qua, merda. Devo fare una foto qua dentro però. Visto, ve l'avevamo detto che noi vi avremmo portato nella giostrina dentro. Guardate, un'ultima panoramica, è stupenda. Guarda, merda, io mi trasferisco qua, guardate. Ti sei cagato in mano? No. No? Ma c'è un cazzo lì. Guarda. Sì, ma non c'è. Quanto è girato? Non c'è. È un po' più inchiodato per evitare. Esatto, ci sono i bambini che bestemmiano in greco perché la giostrina non gira più. Ma aspetta che devo fare però una cosa del genere. Stiamo facendo tutto questo per voi. Il diavolo non ci ha fermato e neanche i bambini di Agusciello ci fermeranno. Ma metteranno. Sì, ho un prurito al culo. No, in effetti è vero. Cioè, è fatto bene come location. Qua si presterebbe per una mia mostra fotografica, devo dire. Aui! Pizza ti vede. Pizza ti vede, che cazzo sono? Non so. Vabbè. Ma però se... Se mi devi far fare però un reportage qua, eh? Non c'è niente. Oh, non andare sui solai. Non andare sui solai. Non andrò sui solai, però fammi fare. No, effettivamente adesso qua non possiamo proseguire perché è tutto pericolante. Ok? Stiamo venendo via dalla dimora maledetta, ma tutto può ancora succedere. Guardate, è tutto suggestivo. Oh mio Dio, dov'è Carlo? Dove è andato? È sparito. Sono rimasto solo. Non c'è più speranza. Di uscire vivo da qui. Oddio, stanno prendendo, corri, corri. Corri! Stiamo prendendo! Corri, corri! Corri! Oddio! Stiamo prendendo! Corri, corri! Corri! Thank you.
guarda, 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 guarda